Gianni Colacione, tredicesimo congresso di Radicali Italiani, siamo all'ultima giornata in compagnia di Antonio Stango. Antonio Stango è un radicale storico, un esperto di politica internazionale, lo possiamo sentire spesso su Radio Radicale, inviato a cercare di completare quel quadro di informazione che Radio Radicale dà su varie aree del mondo. E qui a questo congresso i rumors, un pochino della militanza, delle persone che passano, insomma, c'è questa notizia, insomma, questa indiscrezione, chiamiamola, di una candidatura di Antonio Stango alla presidenza del movimento. Allora, probabilmente lui non ne saprà nulla, o forse sì. In ogni caso, gli chiediamo cosa ne pensa, se lui se la sentirebbe, sarebbe disponibile. Io sono stato iscritto al Partito Radicale fin dal 1979 e ho ricoperto cariche in passato, soprattutto nell'ambito della politica transnazionale. E quello che mi dici non so se corrisponderà poi alla realtà dei fatti, cioè se si tradurrà davvero una candidatura. Credo che ci siano già altri candidati alla presidenza, per cui il contributo che potrò dare a Radicali Italiani verosimilmente sarà quello di fare parte magari del comitato nazionale per il prossimo anno. Ma in ogni caso, se ci sono dei compagni che pensano che io possa avere un ruolo di garanzia, io li ringrazio. Poi non si verificherà, ma insomma, li ringrazio della loro attenzione. Beh, diciamo che sì, vabbè, comitato sicuramente, però insomma, probabilmente le persone che hanno in qualche modo indicato questo nome è perché vedono in te la possibilità di una, appunto, funzione di garanzia anche. E queste sono un po' le cose che io ho percepito, anche un pochino un discontinuità, se così possiamo mettere, rispetto a una criticata da molti tendenza un po' troppo clericale di questi ultimi tempi presso al Papa e così via, e in te in qualche modo invece è stata vista una persona ancora legata a un connotato, a una laicità che è considerata un valore in casa radicale fino a un po' di tempo fa. Oggi forse c'è una fascinazione collettiva rispetto a, appunto, al Papa, al nuovo Papa, no, insomma, Papa Francesco, e questo forse non tutti se lo fanno andare giù. Sulla laicità dello Stato io sono sempre totalmente d'accordo, cioè è il requisito fondamentale del senso stesso dello Stato. Che ne possa dire qualcuno che ho sentito anche in questo congresso sostenere addirittura che la laicità in Europa sarebbe nata dal papato sostanzialmente? No, è esattamente il contrario, cioè non esiste nemmeno lo Stato nel senso di società civile se la religione non è assolutamente separata dalle istituzioni, quindi su questo non posso essere che totalmente d'accordo sul principio. Non a caso nel mio intervento al congresso citavo questa cosa semplicissima che quando io ho fatto le scuole elementari si diceva, non so se lo ricordano ancora adesso nelle scuole sempre più papalizzate, ma il principio di Cavour, libera chiesa in libero Stato, credo che sia in realtà tuttora fondamentale. Lo è in un paese come l'Italia, dove la maggioranza della popolazione ha tradizioni familiari cattoliche, e dovrebbe esserlo in paesi dove le maggioranze hanno tradizioni familiari, ad esempio islamiche. No? E siccome è probabile che in diversi paesi europei, fra poche decine di anni, ci sarà una maggioranza islamica, sappiano quelli che credono che la Chiesa Cattolica debba ingerirsi continuamente nelle vicende delle persone, delle famiglie, nei letti delle persone, che quando la maggioranza sarà diversa da quella cattolica dovranno consentire l'ingerimento nella vita familiare anche di persone di altri culti. Insomma, oggi c'è il prete, domani ci può essere il mullah. Insomma, io direi di tenere assolutamente separate le due cose, questo è veramente fondamentale. Sicuramente sì, le ingerenze, per carità, sono criticabili. Poi c'è anche una sorta di criticalismo preventivo che fa lo Stato rispetto alla Chiesa, certe volte neanche richiesto, ma intanto. Però tornando al discorso di Papa Francesco, c'è una sorta di fascinazione come personaggio di rottura all'interno della Chiesa, e questa fascinazione probabilmente in modo neanche voluto dalla Chiesa travalica i confini del Vaticano.
Ecco, tu pensi che in Casa Radicale questa cosa, parliamo di Marco Pannella, sia vissuta in modo laico o forse non più laico come una volta? Guarda, io non a caso ho detto prima, credo, ingerimento invece di ingerenza, perché ci vogliono fare ingerire il papato attraverso i media, attraverso le dosi quotidiane a tutti i telegiornali, a volte come prima notizia, a volte come seconda, di quello che il Papa dice. È chiaro che Papa Francesco è molto più simpatico, potenzialmente molto più popolare del Papa precedente, ma questo accade ogni qualvolta c'è qualche novità nella Chiesa Cattolica, come in altri poteri. A me ricorda molto l'Unione Sovietica. Io sono stato un esperto di Unione Sovietica quando l'Unione Sovietica esisteva, ho continuato a seguire quell'area. Molti ricorderanno che c'era Brezhnev. Appena Brezhnev è stato sostituito per morte, insomma, come succedeva fino a Ratzinger con i papi, da Andropov, molti dissero: che bello, c'è uno nuovo, questo è uno più dinamico, ha le sopracciglia meno folte, quindi deve essere per forza più moderno. Poi anche morì Andropov, c'era Chernenko, no, che era un altro personaggio. Beh, Chernenko sì, sembra della vecchia guardia, però ci sono sicuramente dei fermenti di novità. Alla fine morto anche lui in poco tempo, è arrivato Gorbaciov. Ecco, e quindi apoteosi mondiale su Gorbaciov, il quale Gorbaciov tendeva a mantenere un sistema che era marcio e che comunque non aveva più nulla da dire a una popolazione che in molte regioni dell'Unione Sovietica di allora pativa la fame, con dei fermenti rivoluzionari, indipendentisti in molte delle repubbliche, delle regioni di allora, con un sistema che non funzionava più. Ecco, Papa Francesco è un po' come Gorbaciov, cioè in un sistema che a mio parere non ha quasi più niente da dire a una società che voglia dirsi moderna, in Italia lui è indubbiamente più simpatico e più aperto, dice alcune verità elementari, tipo le cose non vanno così. Magari sottolinea alcune cose che stanno sui testi sacri, che la Chiesa ha sempre ignorato, dicendo: fate quello che vi dico, non quello che faccio. Praticamente lui vorrebbe riportare forse un po' di coerenza, chiamiamola così. Certo, però è comunque il rappresentante di un regime che è il regime della Chiesa Cattolica. Poi è chiaro, ripeto, che è più simpatico, dice cose molto, molto carine, c'è un modo di fare gradevole, no? Ma io ricordo anche quando ero un bambino piccolissimo, negli ultimi anni del pontificato di Giovanni XXIII, si ricorderà che lo si chiamava il Papa Buono. Perché chiamare un Papa buono? Perché evidentemente tutti gli altri sono considerati dei perfidi, capito? Ricordiamo il famoso discorso della mano a casa. Tornate a casa, date una carezza ai vostri bambini, dite che la mano del Papa. Ecco, insomma, io apprezzo molto Marco Pannella, che tende sempre a valorizzare qualsiasi cosa. Ha valorizzato dei compagni radicali che poi alla prima occasione se ne sono andati, hanno fatto tutt'altro, magari hanno dichiarato in Senato che chi aveva consentito finalmente la ufficializzazione della morte di Eluana Englaro era un assassino. Ecco, Marco Pannella ha sempre valorizzato in passato persone che poi hanno fatto giustamente altre cose rispetto a quelle che lui voleva. Allo stesso modo lui giustamente valorizza Papa Francesco, però per me sempre rappresentante di un'istituzione totalitaria rimane, comunque un'istituzione che io rispetto se sta fuori dalla mia casa, dal mio letto, dai miei studi, dalla mia scuola. Quindi credo che nell'amore per Marco Pannella, per le sue intuizioni, per la sua grandissima generosità, io mantengo tutto il mio distacco rispetto a tutto questo. Grazie ad Antonio Stango su Liberi TV, lo invitiamo anche a vedere gli altri video che abbiamo fatto di queste interviste, sono abbastanza, insomma, iniziano a essere numerose. Tu un pochino su internet ci vai? Sì, uso molto internet. Allora, invitiamo a vedere i nostri video che sono ormai quasi 1500. Grazie ancora Antonio Stango. Grazie a voi.